Kane è idolatrato. I clan raccontano leggende su di lui, ma pochi sanno la verità. Una volta egli era mortale, come tutti noi. Il suo disprezzo per l'umanità lo portò a creare me e i miei fratelli. Io sono Reziel, il primo dei suoi luogotenenti. Ho servito Kane per un intero millennio. All'alba dell'impero io ero al suo fianco assieme ai miei fratelli. Tutti insieme creammo le legioni che fecero cadere Nosgoth. Con il tempo continuammo a evolverci. Diventammo sempre meno umani, sempre più divini. Kane sperimentava per primo il cambiamento e ne emergeva rinnovato in qualcosa. Qualche anno dopo il nostro signore, anche a noi sarebbe toccato evolverci. Questo durò fino a quando ebbi l'impulso di superare il mio signore. Per la mia trasgressione ricevetti un nuovo tipo di ricompensa. L'agonia. Il risultato poteva essere uno solo: la mia eterna dannazione. Io, Reziel, sarei finito come i traditori e gli inetti. Sarei bruciato per sempre nelle viscere del lago dei morti. Gettatelo dentro! E così caddi nelle profondità dell'abisso, urlando mentre fuochi bianchi mi divoravano. Dolore indicibile, agonia estrema, il tempo smise di esistere. Rimase solo questa tortura e un odio sempre più profondo per l'ipocrisia che mi aveva condannato a un simile inferno. Dopo un'eternità, il mio tormento si mitigò, facendomi risalire dal precipizio della follia. La discesa mi aveva distrutto, eppure vivevo ancora. Reziel.